Secondo voi che cosa bisogna fare? Immediatamente bloccare le partenze, far sì che questi disperati che vogliono venire in Europa, vogliono venire in Italia, non abbiano la possibilità di poter partire, far sì che i mercanti di corpi, i mercanti di esseri umani non possano guadagnare sulla disperazione di queste persone, e far sì che anche tutta quella malavita che c'è in Italia non possa guadagnare ulteriormente. È necessario un intervento immediato, perché la politica è abituata a parlare ed è abituata a parlare di queste cose solamente quando ci sono le tragedie. È necessario che, se l'Europa esiste, intervenga, è necessario che il carrozzone ONU, se esiste, intervenga, ed è necessario che il governo italiano finalmente si renda conto che da solo a questo punto non può fare nulla, ma perché in questi anni non è riuscito a fare nulla e non è riuscito a gestire un'emergenza. Anzi, abbiamo creato tutta una serie di situazioni imbarazzanti, abbiamo messo gli enti locali in ginocchio, perché l'accoglienza ormai è gestita esclusivamente dagli enti locali, e abbiamo permesso anche a tutte quelle cooperative che speculano e lucrano sull'accoglienza di poter diventare miliardari. E quindi oggi come oggi l'Italia deve avere un minimo di dignità, ammettere la sconfitta di tutta questa politica sull'accoglienza e ripartire da zero.